Let's fly now. Let's fly now. Ciao a tutti, sono qui XenGhostStar che parla e oggi siamo qui per sfidare la lega di Pokémon Omega Ruby Alpha Zephyr. Ma sono in Italia. Allora, questo che vedete qua sotto è il mio team. Allora, il pennino qua dietro, chiedo scusa. Allora, a me piace tenermi sotto livellato e spero che la palestra sia a un... se la palestra... la lega sia a livello più alto di me, così almeno c'è più sfida, dato che molti mi hanno detto che è facile. Allora, questo è il mio Explode con la sciarpa sete, ghezza voce, lanciafiamme, sgranocchie e palla ombra. La mia Lumina col plessimetro che ha Invertible, Magibrillio, Surf e Scarica. Il mio Zwamper con l'Abil Cintura, Frana, Terremoto, Spaccaroccia, Cascata. Il mio Absol con Ombra Artigli, Notte Sferza, Psicotaglio, Forbice X, all'Absolite, nel caso voglia fare l'evolverlo, ma mentre non lo faccio evolvere, ha l'abilità Super Sorte, che aumenta la probabilità di infliggere il brutto colpo. E non solo, se noi tipo andiamo a vedere la sua abilità, tadan, è un cazzo di Absol deciso, che devo ancora, che dovrei rinominare, ma Absol è un bel nome. Poi ho ovviamente il Metagross evento con Brezza, Meteor Pugno, Cozzata Zen e Terremoto. E infine ho Astro, che ha Terremoto, Drago Furia, gli ho dato la grande lente proprio per Drago Furia, Volo e Sgranocchio. Quindi andiamo subito a sfidare la Lega. Ho preso tutto, sì, ho comprato di tutto, giusto? Non ho più soldi, vero? Ne ho pochi, non posso comprarmi nient'altro. Se non una pozione, ma chi vorrebbe usare una pozione? Allora, da qui in poi possono solo proseguire solo gli allenatori che hanno conquistato tutte le medaglie. Concludiamo le tue medaglie. Coraggio, allenatrice, abbi fiducia nelle tue capacità e nei tuoi Pokémon. Oh mio Dio, si sente il rumore di una porta che si chiude. Oh mio Dio, questo è epico. Ragazzi, questo è dannatamente epico. Sì, sì, ok, però muovete con l'animazione. È un peccato che voi non vedete perfetto perché non ho la capture, quindi vedrete... Anzi, lo vedrete dimezzato la qualità. Ed è un peccato. Eve, è il momento di sfidare... lì seduto, eh? Benvenuta, sfidante. Sono Fosco di Super 4. Bene, Fosco. Che la nostra lotta abbia inizio. Mi piace il tuo sguardo fiero. Ti aspetto una grande sfida. Non sto più nella pelle. Bene, diamo il via a questa lotta. Una lotta che come se ne possono vedere solo nella Lega Pokémon. Sarà divertente. Bene. Bello il fatto che appaiono le sagome le silhouette degli altri Super 4. Mamma mia, la faccia da stupratore di Fosco. Ed entra in campo Mighty Hyena. Fino a poco tempo fa avevo anch'io Mighty Hyena in squadra, però ho deciso di cambiarlo perché hey, ho trovato un cazzo di Absol che è 10.000 volte meglio. Allora, prepotenza subito, eh. Allora, Metagross, ho bisogno dei tuoi Brezza. Basta che non mi faccia una mossa tipo buio. Ti prego non farmi una mossa tipo buio. Ti prego non farmi una mossa tipo buio. Ti prego non farmi una... Che culo. È una mossa tipo buio, ma non mi può toccare. Brezza! Boom! Bullo, eh? Ti piace bullizzare il mio Metagross, eh? Ti piace bullizzarlo, eh? Bene, avrei una brutta sorpresa, perché lui adesso attaccherà, perché a Metagross non importa della confusione. Brezza! Ricarica totale.
Meglio se lo spreco su di lui che su altri, meglio. Avanti, Vetagross, attacca. Non te stesso, però. È dall'altra parte il nemico. Mettine uno sbigo attacco. Quanti scommettete che adesso io non attacco? Quanti scommettete? Che bella cosa. Allora, Metagross, sperando che tipo quella merda non abbia inseguimento, io mi dimentico sempre le mosse. Allora, mosse promosse. Te magi brillio. Lumina a magi brillio. Le avevo dato per un motivo, ecco perché. Perché Metagross è debole, cioè, è debole tipo lotto. Sì, certo, tipo lotto. A questo tipo. Allora. Magi brillio. Subito di spigo attacco. Però io ho un casino di PS, quindi fuck you. Magi brillio! Boom, metà vita. E adesso sei morto per forza perché ho il plessimetro. Sgranocchio. Che mi fai anche di meno. Magi brillio! Addio, Mighty Hyena. Metagross sale livello 48. Allora, Shifkri. Cambiamo Pokémon Kyo con le... Noise le mosse tipo fuoco, quindi vai, vai. E spara il tuo bellissimo lanciafiamme come solo tu sai fare. Eccolo, Shifkri. Bisogna rimanere shiftati per lui. Bruciapelo. Odio bruciapelo. Flamethrower! Come potete vedere l'animazione di lanciafiamme è stata cambiata da XY. E secondo me, a me piace. Lui mi ha appena fatto un fendifoglia e più o meno ci siamo fatti gli stessi danni. Però mi sa che lui me ne ha fatti di più. Ma io ho la super efficacità, quindi fuck you, Shifkri. Devi smettere di restare shiftato. Solo chi gioca o guarda Let's Play di Minecraft magari capirà. Cioè, restare shiftato, ma penso che più o meno tutti capiate perché. Allora, Noise al 47. Gran voce, perfetto. Addio ghezza voce. Non è che non mi piace ghezza voce, è che devo usarlo più e più volte per farlo diventare potente. Perfetto. Sharpedo. Ho bisogno di Lumina io. Allora facciamo così. Mando Lumina, la ricarico e poi dopo utilizzo una bella scarica. Sharpedo. Allora, dove sono le mie ricariche? Iperpozione, me ne sono rimaste 16. Comunque per il momento le host che mi sono piaciute di più sono quella di Lino. Devo cambiare Pokémon. Sono quella di Lino, mi è piaciuta un casino, e quella di quando combatti contro Archeo Groudon o Archeo Kyogre, bellissima. Poi purtroppo mi sono fatto anche un po' leggero spoiler su l'host del campione, oh mio dio. Allora, di cosa vuoi morire? Terremoto o spaccaroccia? Sì, ho un fucking zwamper con spaccaroccia. Questo è il new meta, ragazzi. Questo è il new meta. Perché guardate i danni. È un brutto colpo, ma sono dettagli. Non mi morire! Che culo. 10 di vita. Non si è salito di quello. Allora, Cacturn. Cacturn. Utilizziamo volo, dai. È il momento di Astro, che deve avere la sua vendetta, dato che non ha la mega. Deve avere la sua vendetta. Game Freak, perché non gli hai dato la mega? La volevamo tutti quanti. Quindi subito, volo in alto, ago difesa. Ci speravi che ti attaccassi, ma io in verità ho predictato. Attack! Boom! Parassi seme.
Che culo. Io ti faccio terremoto, così anche se fai ago difesa. Oh no. Così preferisci ricaricarti, codardo. Va bene, adesso sei morta perché io faccio di nuovo volo. Dai, rivincita. Mi dispiace ma non è molto efficace. Cioè, non ha effetto su gente che non c'è. E anche Cactor se ne va. Adesso dovrebbe esserci Absol forse. Appunto Absol. Ma perché scusa non posso fare un Absol contro Absol? Sperando che tipo il suo non abbia carineria. Dato che voglio che sia una lotta pari, non mi evolverò, così posso farti crit. E il suo è anche un Absol maschio, overlivellato in confronto al mio. E io ti faccio un bel forbice X. Lui, e tu mi attacchi con lacerazione. Fai schifo. Questo è un Absol. Brutto colpo, appunto. Ogni attacco che fa Absol è un crit. Punto. Se soltanto gli dessi anche il mirino. E va bene, ho perso. Beh, non importa. È stato divertente. Ascolta bene quello che ti sto per dire. Tu hai la stoffa della campionessa. Entra nella prossima sala e preparati per una nuova sfida. No, io prima mi ricarico. Dove sono le mie iperpozioni? Allora, uno... Li voglio tutti al massimo. È un peccato che non posso ricaricare. Non ho il velocizzatore. Cioè, è lento a caricare i Pokémon. Che poi Flygon è l'unico che non ha subito danni. Vedete, doveva avere una mega evoluzione. Almeno diventava Uber. Non ha subito danni. È Uber Flygon. Allora, come ho fatto per Snakewood, anche qui farò un episodio per Super 4. Quindi ci vediamo al prossimo Super 4.